come da tradizione di ogni 25 aprile, Pesaro ha celebrato il 79° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, con le principali istituzioni civili, militari e religiose unite in corteo nei luoghi simbolo della resistenza, dal Sacrario dei Caduti in Piazzale Collenuccio fino al Monumento alla Resistenza. Oggi è una giornata innanzitutto di ricordo per tutti coloro che hanno perso la vita affinché ci fosse in Italia la democrazia, ma è anche una giornata di festa di tutti gli italiani, indistintamente, perché tutti gli italiani ormai hanno dentro di sé il germe della democrazia e della libertà. Quindi viva l'Italia, viva il 25 aprile. Una ricorrenza fondamentale per il nostro paese. Noi siamo italiani perché ci basiamo su due grandi date, la data dell'Unità d'Italia, quindi frutto del Risorgimento, e la liberazione del nostro paese, la nascita della democrazia della Repubblica Italiana, grazie ai valori della Resistenza. E quindi oggi è una grande giornata anche di gratitudine nei confronti di coloro che hanno liberato il paese dal nazifascismo, i soldati alleati e i partigiani, i nostri veri eroi, e al tempo stesso un modo per riaffermare i valori della libertà e della democrazia che purtroppo non sono acquisiti per sempre. La libertà è qualcosa di essenziale per il rispetto dei diritti delle persone, dell'eguaglianza delle persone. È per questo che noi dobbiamo sempre con attenzione guardarci intorno e capire dove viviamo e difendere il modo in cui viviamo. Quindi è centrale, lì dobbiamo sempre ritornare. È per questo che quando io ricordo la Resistenza ricordo la sua ampiezza. Non c'è soltanto il combattente che imbraccia le armi e va in montagna, c'è ovviamente, ma non sarebbe stata possibile una Resistenza di quel tipo senza un supporto molto ampio. Pensiamo alle donne, pensiamo al mondo contadino e quindi pensiamo fondamentalmente, giustamente, anche ai deportati militari, perché veramente hanno resistito in una condizione massacrante, hanno scelto di non rientrare sotto la Repubblica di Salò, di non entrare nell'esercito tedesco, quindi è stata una scelta durissima che hanno fatto e questo è a vantaggio. Però non dobbiamo nemmeno dimenticare tutti quei gesti che quotidianamente le persone facevano nei confronti dei tedeschi e dei fascisti, anche solo con l'ostilità, con il boicottaggio, con delle parole. Tanti hanno, per esprimere anche minimamente la loro opposizione, rischiato e tanti hanno perso la vita, non dobbiamo dimenticarlo.